When the moon hits your eye like a big pizza pie, that's amore. When the world seems to shine like you've had too much wine, that's amore. Bells will ring, ting-a-ling-a-ling, ting-a-ling-a-ling, and you'll sing Vita Bella. Hearts will play tippy-tippy-tay, tippy-tippy-tay, like a guitarandella. When the stars make you drool, just like a pastifazool, that's amore. In questo tutorial, che poi è il primo degli avanzati, andiamo a lavorare il sipario che avete visto nell'anteprima. Ho bisogno di questi file. Due sfondi e una sorta di tendina. Avrei finito. CTRL più A per selezionarli tutti. Tasto destro, Combine Slide. Design. Doppio clic e mi trovo nella finestra effetti. Incominciamo a portare lo sfondo 1 in prima postazione. Questo è lo sfondo che su cui si baserà poi tutta l'animazione e deve essere statico, fermo, per cui il tempo 1 deve essere uguale al tempo 2, quindi 0 0 100. In entrambe le griglie, sia quella della larghezza che quella dell'altezza, e controlliamo che sia tutto uguale anche qui. Sullo sfondo 1 ci siamo. Lavoriamo il fiore, portiamolo sopra lo sfondo. Eccolo qua posizionato. Cominciamo a ridurlo perché deborda. E lo faccio con un movimento del mouse, perché se cliccate di destra e mettete anche voi la spunta a selezione il livello con il click del mouse, avete anche voi questa opportunità. Allora, tempo 1, 60, tempo 2, 60. Deve rimanere uguale come ampiezza, però ci voglio dare un movimento a 360 gradi. Quindi che cosa ho fatto? Ho creato un'interpolazione da movimento rotatoria a 360 gradi tra il tempo 1 e il tempo 2. Inizia con 0, poi arriva fin lì facendo il 360 gradi. Andiamolo a controllare. Vi voglio dire anche un'altra cosa. Qui c'è una sorta di catenaccio. Quando è bloccato, se si interviene con una misura alla prima griglia, la stessa misura viene scritta alla seconda griglia. La prima è riferita alla larghezza e la seconda è riferita all'altezza. Se per qualche strana occasione avremo bisogno di due zoom diversi, uno rispetto all'altro, dobbiamo semplicemente allargare il catenaccio. Vi faccio l'esempio. Ora lì era bloccato e avevamo 60. Invece mettiamo, solo per ipotesi, che solo l'elemento larghezza deve essere ampliato a 80, l'altro è rimasto uguale, vedete? Quindi ritorniamo con 60, perché a me questo non interessa. Qui c'è una posizione in più. E blocchiamo di nuovo la posizione. Questo è molto importante, questa chicca, diciamo. Beh, passiamo appresso. Lavoriamo ora i cuoricini, che posizioneremo sopra il fiore. Sono grandi e andiamo a diminuirli. Portiamolo a 37 e lavoriamo adesso le posizioni. Scusate, prima di lavorare le posizioni, voglio prima posizionare anche il tempo 2 con 37. Ritorniamo alla prima per poi dare la posizione.
Iniziamo con riempire lo spazio sulla sinistra. Lo facciamo arrivare da sopra e lo facciamo finire qui. Passiamo a un altro cuoricino. Siccome io ne ho messo uno sopra, mi vado a duplicare questo. Mi vado a duplicare questo e chiaramente si è posizionato qua sotto perché è duplicato, quindi non mi resta altro che spostarlo un poco e lo posiziono qua. Però siccome non voglio che siano tutti della stessa misura, questa volta mi poggio su 35 al tempo 1 e 35 al tempo 2. Ritorno con aggiustarmi le posizioni. Lo faccio entrare di qua, però non voglio che questa volta mi finisce in traiettoria giù così. Incomincio a spostarlo leggermente. Incomincio a spostarlo che magari vada un poco da questa direzione. Due sono pochi perché l'altro lato è vuoto. Me lo duplico ancora, eccolo qua, vado di nuovo al tempo 1, 35, neanche voglio tutto uguale, quindi l'altro era 37, facciamo 38, sta qua sotto come vi dicevo, e lo spostiamo un poco, lo alziamo anche un attimino in più e al tempo 2, ci diamo questa volta, invece di 38 lo facciamo 32, quindi man mano diminuisce per arrivare al tempo 2, siccome sta giù, è chiaro, lo posizioniamo un poco, questa volta lo facciamo andare dall'altro lato, eh? Posizioniamoci di nuovo qui e duplichiamolo ancora, dove sta? Eccolo lì. L'abbiamo duplicato e chiaramente sta qua sotto. Mettiamolo qui, un poco più giù. 38 non va bene, 34. Andiamolo a guardare, posizioniamoci sul e lo guardiamo. Una bella pioggia di cuori che cadono. Ora lo sfondo 2 è un sipario che apre e chiude. Andiamo sopra. Siccome c'è un bordino, iniziamo col mettere il bordino in bella vista e guardiamo la posizione del nostro sipario 15 e 48. Al tempo 2 lo dobbiamo portare aperto, quindi lo portiamo qui o guardiamo che sia ben diritta la linea oppure controlliamo la posizione del settaggio meno 0,48, quindi qui deve essere 0,48. La linea era precisa, per cui le misure corrispondono anche. Andiamolo a guardare. Ok, mettiamoci la nostra tendina poggiata fin sopra a mo' di chiusura, eccola lì, è grande, me la posiziono un poco diminuita, eccola, ci voglio dare questa posizione e voglio che sia ferma, che non si muova, quindi 35 al tempo 2 e mi vado a guardare le due misure. Meno 30,15, quindi meno 30,15. L'altra misura era 7,73 e mi metto 7,73 da quest'altra parte. Ora direi che va tutto bene. Sì, solamente devo stabilire il tempo, i secondi. Io do un 11, non l'ho fatto prima per abbreviare il tempo del tutorial. Ora sì che posso dare ok e me lo trovo qui. Un'ultima guardata. Anzi, questa volta lo guardiamo
da questa posizione perché è leggermente più grande. Direi che va bene. Direi che va ottimamente. Ora immaginiamo che duplichiamo intanto un po' di livelli perché ho bisogno di tempi per riempire un po' la timeline e vado a cercare una traccia musicale. Questa qui. Voglio mostrarvi come faccio io a prendere, a volte ho esigenze di prendere magari un refrain, un ritornello di una traccia o di una canzone e come faccio a prendere solo la parte che voglio prendere? Semplicemente stabilisco da che parte iniziare. Diciamo che per esempio io voglio che inizi qui perché so di certo, avendolo già sentito, che a questo punto inizia il refrain, quindi io mi poggio all'interno della linea e clicco su Start Track Here, inizia la traccia qui. Ora che inizia il ritornello, non faccio altro che tornare nella prima postazione, tasto CTRL abbassato e mi porto la mia traccia all'inizio, eccola lì, un altro poco di pazienza, ecco qua. Ora che è posizionata, posso anche prendere il nodino e me la sfumo un poco e poi diciamo che il ritornello finisca qui, immaginiamo che finisca qui. Quindi io metto il mouse poggiato fuori questa volta e dico stop la traccia qui, taglia qui. A questo punto io ho ottenuto di nuovo CTRL per togliere sempre un po', mettere sempre un po' di sfumatura. A questo punto io ho solamente il refrain, l'ho tagliata prima e dopo e la parte intermedia l'ho lasciata. Non la faccio sentire, l'avete sentita direttamente nell'anteprima che vi ho mostrato, così guadagniamo qualche minuto in più per dirvi che, scusate, per dirvi che nel sito troverete questa volta anche un link che vi porta ad un sito Mirror che ho creato in questi giorni, dove metterò solamente risorse per ProShow che potete scaricare liberamente. Di questa animazione ho salvato lo style e lo potete scaricare se vi piace, chiaramente. Ne trovate anche qualche altro. E voglio dire al visitatore occasionale che nel sito troverete anche i tutorial primi passi e intermedi. Questo che avete eseguito adesso è il primo della sezione avanzati. Spero vi sia piaciuto e colgo l'occasione per salutarvi e ringraziarvi. Arrivederci.